Mi chiamo Elisabetta, ho 57 anni, sono sposata, ho due figli grandi, un cane e due gatti. Lavoro come psicologa in un centro di salute mentale della ASL Roma 1. Il Covid è arrivato all'indomani dell'aver fatto il vaccino per antinfluenzale. E quindi, insomma, il giorno dopo questo vaccino mi sento un pochino male, cioè un pochino affaticata, non avevo febbre, quindi insomma vado lo stesso a lavorare. La sera invece tornando a casa mi comincia una febbre altissima, ho smesso di misurarmela che avevo 39, sono tracollata a dormire, insomma vado a fare questo tampone, poi torno a casa, mi metto tranquillamente a cucinare, quando mi arriva la telefonata del laboratorio, insomma l'avevo fatto privatamente chiaramente. Scoppio a piangere, mi sono vista morta, cioè veramente ho avuto una sensazione orribile che credo appunto fosse proprio legata al bombardamento di immagini che insomma c'è stato in tutti questi mesi, almeno a me mi ha caricato emotivamente molto al di là di quello che avrei, insomma, avevo capito. È stata, diciamo, una piccola guerra in tempo di pace sicuramente per noi, no? Quindi forse sarà come per la generazione dei nostri padri che aveva ricordi di guerra, mio padre l'ha addirittura fatta la guerra, insomma, quindi sicuramente è un'esperienza che accomuna una generazione, no? Che mi dicono a volte i ragazzi quante prime volte io non posso avere, no? Perché in effetti, non so, chi ha fatto 18 anni adesso, per esempio, non ha fatto la mitica festa dei 18 anni, oppure l'estate della maturità, insomma, no? Cioè dei passaggi che sono socialmente considerati evolutivi, per tanti ragazzi non ci sono stati.